Buongiorno! Oggi mi sono alzato presto, 7 meno 20, perché ho da fare qualcosina di particolare, ma prima caffè. Speriamo che parti perché è ferma da 3 mesi. A fatica, ma è partita. Ogni volta che uso la mia 500 d'epoca mi esalto una cifra. Ora si va a scuola con la super macchina d'epoca. La mia cucciola è appena entrata a scuola. Ora è in attesa della revisione perché mi era scaduta a gennaio. E spero che me la facciano entrare mattinata perché ci voglio matta di usare la mia cinquino. Adesso si torna a casa con questo. Devo aspettare il meccanico che mi chiama. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man, I still. Dal passato al futuro. Fa veramente strano passare da una macchina che ha 53 anni a una macchina che ha solo 6 mesi di vita, che è ipertecnologica. Allora, la prima sensazione nella macchina d'epoca, la mia cinquino, si è all'interno di una macchina che dà la sensazione che sia viva, vibra, fa rumore, bisogna cambiare le marce, ha tutte quelle cose che ricorda un'auto. Salire sulla mia macchina nuova elettrica sembra di entrare in un ambiente asettico, non ci sono vibrazioni, non ci sono rumori, è tutto regolare, non devo cambiare marce, è tutta elettronica, è veramente particolare. Una commissione per mia figlia. Le bomboniere le ho lasciate dai nonni materni perché io pomeriggio non vado a prendere mia figlia a scuola, ma va il suo nonno, almeno così quando esce da scuola mia figlia può vedere subito le bomboniere, perché sicuramente sarà curiosa di vedere come sono. E ora devo aspettare che mi chiamano per andare a ritirare il mio cinquino. Mio Dio, sono quasi 5 mesi che non mi fermo a un distributore a fare benzina. Vi faccio vedere come si fa a fare benzina a una 500 d'epoca. Prima cosa. Adesso vi faccio vedere dove è il serbatoio. Mio Dio, non sono più abituato a fare benzina. 25 euro per fare il pieno alla 500, che sono solo 13 litri e mezzo. Mamma mia, meno male che c'è una macchina elettrica. La cosa che mi piace è che mi sta entrando l'acqua nell'abitacolo. Diamine. La cosa che mi spaventa di più, che non parte più la macchina perché si è bagnato qualcosa di poco elettronico che ha questa macchina. Adesso proviamo. Come vedete è entrata una cifra d'acqua. Diamine, c'ho tutto il sedile bagnato. Vabbè, pazienza.
c'ho i sedili bagnati di amine. Non è per niente ermetica, dai, vediamo se parte. Speriamo, perché sennò mi tocca lasciarla qui. Già che il quadro si accende è ottimo. È una bomba! Con l'aria compressa, giusto per tirare via un po' di acqua, almeno posso aprire i finestrini. Il cappotto, che dentro questa macchina si muore di caldo. Pranzo poco salutare, per oggi preso, ma non c'ho niente in casa, quindi preferisco mangiarmi un po' di merdona. Gran Crispy Mac Bacon, è la prima volta che lo mangio. Patatine fritte e la mia solita Coca Zero. Prima di darvi il buon appetito, cioè stamattina io mi sono alzato, sono uscito di casa e in meno di 3 ore ho speso 300 euro. Era meglio che stavo a letto a dormire, almeno risparmiavo, però vabbè, erano cose che dovevo comprare. Detto questo, buon appetito! Non è male. Solita carne del McDonald's e solita impressione squallida, però dai, si fa mangiare, non c'avevo voglia di cucinare. Non ho fatto una cosa geniale, mi sono messo a mangiare senza lavarmi le mani. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when a vedere che cosa dicono, e ogni volta che vengo qua, quando andiamo a vedere la macchina elettrica, quando compriamo la macchina elettrica, mamma mia che stress che sono. Meno male che forse domani andiamo a prendere sta macchina e risolviamo il problema. Io all'interno di questa macchina è una sauna, ci sono 28 gradi, ma secondo me dentro qua ce ne saranno 35. Poi c'ho il tettuccio aperto e mi sta gremando la pelata. Però è troppo divertente. Purtroppo non ho né musica e né nient'altro da sentire in macchina. Aspetta, oggi era una giornata da andare sul lago di Lecco, bellaggio, a farsi un bel giretto, mangiarsi un bel gelato. E invece purtroppo sono ben uscito dal lavoro, ma sono col cinquino d'epoca e luce nell'abitacolo non ne ho. Anche in strada non vedo nulla. Per farvi vedere che tipo di luce fa la 500, praticamente si va a tentoni. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. To rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes
accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover all the time, they deserve an ounce. It's only worth it if you work. Ciao Milo, mille. Sì. Oh, dalla mia veranda, come al solito, concludo la mia giornata, anche se vedete il telone di plastica dei muratori. Oggi mi sono divertito con la mia 500 d'epoca, ho fatto un po' di compre, un po' di spese, un po' di commissioni. Se vede cosa combino domani, l'unica soluzione è iscriverti al mio canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like. E se vuoi, lascia anche un bel commento su quello che hai visto, cosa pensi del mio cinquino o di qualunque cosa che ti viene in mente, un saluto, una critica, quello che ti viene in mente, scrivi che io ti rispondo. Detto questo, io ti saluto e ci vediamo domani. Ormai sono le 11 e io mi sa che me ne vado a nanna perché sono esausto.